Ieri abbiamo visto la costruzione di numeri razionali, alcune proprietà delle frazioni. Abbiamo completato la proprietà delle potenze, le regole sul prodotto del numero e segno, poi i tipi diversi di frazioni, come semplificare la frazione, il concetto di massimo comune divisore, e la proprietà invariantiva delle frazioni. Ok? Oggi completiamo le operazioni con i numeri razionali, cioè tra frazioni, vedendo il prodotto, il rapporto, la somma. Iniziamo con il prodotto. Se operazioni con i numeri razionali. Se ho due frazioni, AB e CD, il puntino al solito indica il prodotto, moltiplicare una frazione per un'altra significa, a parte la regola del segno, cioè più per più fa più, più per meno, meno, meno per più, meno, meno per meno più, moltiplicare una frazione per un'altra significa ottenere una frazione che ha per numeratore il prodotto dei numeratori, A per C. E per denominatore il prodotto dei denominatori di ok? Immediatamente consegue, questa è una definizione, che fare moltiplicare AB per CD, quindi ottenere AC fratto BC. Dato che il prodotto è commutativo, A per C è uguale a C per A e B per D è uguale a D per B, fare AB per CD è la stessa cosa che moltiplicare A fratto D per C fratto B. Cioè, ottengo lo stesso prodotto se scambio tra di loro i denominatori o i numeratori. Identico. Tutto chiaro? Mi spiego meglio. Quindi dà lo stesso risultato che è 3 quinti per 2 quarti. E questi due posso scambiare oppure posso scambiare i numeratori, 2 quarti per... Questo cosa ci serve? Beh, prima di fare il prodotto conviene avere frazioni riducibili. Il 2 quarti in realtà è una frazione riducibile. Perché? Perché 2 e 4 hanno un fattore comune, hanno un massimo comune divisore che vale 2. Entrambi sono divisibili per 4. Quindi prima di procedere al prodotto mi conviene semplificare. Semplificare si barra il valore, si scrive a fianco, sopra o sotto, quello che ottengo dalla divisione. Divido sopra e sotto per 2. Questo si può fare anche subito, prima di scambiare i numeratori o i denominatori, facendo la cosiddetta semplificazione in croce. Il 2 e il 4 sono subito semplificabili. E poi si fa il prodotto. Quindi questo vale 3 per 1, 3, 2 per 5, 10. Serve fare 6 ventesimi, semplifico prima e dopo moltiplico, perché così i numeri sono più piccoli. Se i numeri sono più piccoli, la probabilità di sbagliare è più bassa statisticamente. Ok? Quindi posso semplificare in croce. Qui no, ma se ci fosse qui 12 e 15 e qui 5, potrei semplificare anche qui. Ok?
Non è necessario quindi per ridurre una frazione che il numeratore e il denominatore da semplificare appartengono alla stessa frazione, possono appartenere anche a frazioni diverse se le frazioni sono 1 moltiplicata per l'altra. Idem se ne ho 3. Se moltiplico tra di loro 3 frazioni posso utilizzare la stessa tecnica. Il 3 e il 9 sono semplificabili anche se ne sono uno davanti all'altro per la stessa ragione, ok? Tutto chiaro? Similmente la divisione tra 5 diviso 6 dividere una frazione per un'altra significa ottenere una frazione che ha come numeratore il rapporto del numeratore, come denominatore il rapporto del denominatore. Oppure, equivalentemente, potete anche esprimere la stessa frazione prendendo la prima, 3 quinti, per l'inverso della seconda. Si può commutare la divisione in prodotto cambiando il numeratore e il denominatore della seconda frazione. Risultato vedete qui, si vede subito perché se posso scambiare per i due ottengo 3 sesti per 7 quinti ed è esattamente quello che ottengo qua, 3 sesti per 7 quinti. Prima di fare il prodotto posso semplificare il 3 e il 6. Attenzione, se è una divisione la semplificazione si fa più in croce, okay. Si fa in croce solo per i prodotti. Tutto chiaro? Anche questo lo sapevate già. C'è qualcuno che non ha mai sentito queste cose, le sentite male o velocemente, deve dirmelo, mi raccomando. E veniamo alla somma. Anzi, facciamo un esempio numerico che forse ti convince di più. Se devo sommare due frazioni, nel caso più semplice e fortunato, queste hanno lo stesso denominatore. Se le due frazioni hanno lo stesso denominatore, allora la frazione somma è una frazione che ha per denominatore lo stesso denominatore degli addendi, 5 in questo caso, e per numeratore la somma dei numeratori. In questo caso 5 quinti che semplificato 2. Stessa cosa se ho una differenza 2 quinti meno 3 quinti, denominatore 5, numeratore 2 meno 3 meno 1. Okay. Che succede invece se i denominatori sono diversi?
se i denominatori non sono diversi, certo, ma perché faccio questo? Perché è necessario che in certi vincoli non si tra i denominatori? Qual è la razza che c'è dietro? Si trovano simboli che non sapere al denominatore. Perché? Si divide il denominatore. Perché? La tecnica è quella, d'accordo, ma qual è l'obiettivo? Ogni tecnica consegue da uno scopo, dopo raggiungere un obiettivo. Qual è in questo caso? Trovare un punto dove tutti e due i numeri, punto? E no, una lingua che sia molto sia dell'uno sia dell'altro. Per quale ragione? C'è il suo modo di strada. Così come si interessa. E così sono qua, cioè. Devo tornare, devo ricondurmi al caso che conosco già. Se le frazioni hanno lo stesso denominatore, abbiamo già visto che è facile sommarle. Se non ce l'hanno, lo scopo da cui discende la tecnica che già conoscete è quello di riscriverle con lo stesso valore ciascuna delle due, ma con lo stesso denominatore, usando la proprietà che conoscete con l'invariantiva. Ora, perché abbiano lo stesso denominatore, devo moltiplicare la prima per un numero opportuno, la seconda per un altro numero opportuno, sopra e sotto, per fare in modo che quello che c'è scritto qua sotto sia identico a quello che c'è scritto qui sotto, così posso usare la tecnica di prima. Ma per cosa voglio moltiplicare questo numero e questo numero in modo tale che le due frazioni, ripeto, rimangano identiche e i denominatori abbiano lo stesso valore? Per il minimo comune, cioè devo ottenere il minimo comune multiplo dei due denominatori, perché voglio moltiplicare, quindi avrò un multiplo. Qual è il minimo comune multiplo tra 5 e 4? Mi ripeto. Posso scrivere in modo che qua sotto ci sia il minimo comune multiplo tra 5 e 4 e qui sotto idem. Come faccio a trovare il minimo comune multiplo? Devo scomporre i fattori in i numeri di fattori primi. 5 è già il primo, 4 è 2 la seconda. E devo prendere i fattori comuni e non comuni con l'esponente più alto. 5 per 2 alla seconda, 20. Ok, quindi qua sotto metterò 20 e qua metterò 20, ma per avere la prima frazione con denominatore 20 devo moltiplicare per 4 sopra e sotto, quindi sotto, sopra volte, non 2 ma 4. 2 per 4 fa 4? 8. Cioè, in modo da far sì che 5 di 20, 20, devo moltiplicare per 4 sopra e sotto, proprietà invariantiva, se no non funziona. Affinché il 4 di 20, 20, devo moltiplicare per 5 sopra e sotto. Adesso le frazioni hanno lo stesso denominatore, quindi la prima ha numeratore 8, la seconda 15 e la linea somma mi dà 8 più 15 per gli amici 23 ventesimi. Fine della storia. Detto in modo più breve, facciamo sommare la frazione, significa scrivere una riga lunga lunga, perché il denominatore è comune, cioè lo stesso per tutte le frazioni. Qua sotto va il denominatore comune, cioè il minimo comune multiplo di tutti i denominatori, quindi ne ho due,
20. Poi prendo il numeratore della prima frazione col suo segno, quindi non ho scritto maggio più, quindi ricopio questo più 2 per quello che ottengo dividendo 20 diviso 5, denominatore comune diviso denominatore di questa frazione che è 4, ricopio il segno più ricopio il numeratore 3 per 20 diviso 4, 5. Idem per la differenza, se ho 2 quinti meno 3 quarti avrò 8 meno 15. Meno 7 quinti. Ok? Per un altro esempio. Terzi meno un terzo, no, 5 terzi, scusa per esempio, un terzo. Minimo comune multiplo tra 3 e 5, 3 e 5 sono numeri primi, quindi l'unica possibilità è fare 3 per 5, 15. Primo numeratore, 5, 15 diviso 3, 5 per 5, copio il segno meno, copio il numeratore, 2 per 15 diviso 5, 3, quindi 3. 5 per 5 25, 2 per 3 6, 25 meno 6 19, più 19 15. Ok? Suggerimento. Quando dovete scrivere delle frazioni, specialmente avendo a disposizione il foglio a quadretti che è utile in questo caso, e arrivate a una frazione, non importa cosa c'è scritto prima, allora per prima cosa c'è il segno che sta davanti alla frazione, che potrebbe essere un più oppure un meno. Poi si scrive la linea di frazione, se il numeratore contiene più di un numero, il denominatore, e poi il numeratore. Ok, facciamo un esempio. Idem se ho un segno negativo, meno, viene di frazione allineata al segno, denominatore, numeratore. Questo segno meno davanti alla frazione è equivalente a una parentesi, in realtà non c'è, se la frazione è 1 la parentesi non serve. Questo meno cambia il segno a tutto quello che c'è al numeratore nella frazione. Ahimè è comune scrivere invece il segno, il numeratore e poi il denominatore. Facendo così rischiate di attribuire il segno solo al primo termine e questo cambia l'intero valore della frazione. Questa è ortografia.
I simboli hanno sempre un significato, come nella musica. I pallini bianchi e i pallini vuoti hanno significati diversi e se stanno in una riga o in un'altra hanno suoni diversi. Questo meno ha un suono, questo ne ha un altro. E la musica cambia. Molti esercizi vanno sbagliati per problemi di allineamento dei simboli. Peccato. Non so come era risultato prima, cambiate le chili, fate così. Devo fare la potenza di una frazione che la frazione abbia un valore negativo o positivo, il risultato sarà sempre, visto che lì l'esponente è pari, positivo. E poi ho il quadrato del numeratore e il quadrato del denominatore. Ok? Tutto chiaro? Quindi in un'espressione, viceversa invece, anzi, così. Se l'esponente è dispari, il segno viene mantenuto, meno per meno per meno fa meno. E dispari, il segno della base è il segno della potenza. Se era meno rimane meno, se è più rimane più. Ok? Se l'esponente invece è pari ma è negativo, è comunque pari, quindi il risultato è più. Ma essendo negativo comporta l'inversione numeratore-denominatore, quindi viene più 9 qua. Idem se è negativo è dispari. Ok? Fate attenzione a non confondere il fatto che il segno sia negativo, non implica un cambio di segno. Il segno cambia perché l'esponente è pari. Questo è di solito causa fraintendimenti. La negatività dell'esponente non ha niente a che fare con il segno della base. È il fatto che il numero è pari il fatto che il segno cambia. Mentre se è dispari il segno rimane, anche se l'esponente è negativo. Le due cose sono indipendenti. È tutto chiaro? Questo di solito è un altro errore abbastanza comune. Ok? Per questa ragione, qualche volta può succedere in un'espressione che ho per magari ho due potenze
che hanno basi apparentemente identiche a parte il segno. Qui formalmente, se lo guardo così com'è, non posso applicare il proprietà delle potenze perché le basi sono diverse. Abbiamo visto che A alla N per A alla M è A alla N più M, ma il numero deve essere identico in valore e segno. Se non lo è, ciccia, le potenze non posso applicarle. Però nella prima potenza l'esponente è pari, quindi questa potenza ha lo stesso valore che avrebbe se il segno fosse più. Di conseguenza non commetto nessun errore se questo segno lo cambio in più. E lì sì, dopo posso usare tutte le potenze. Perché la base diventa identica. Lì posso farla. Se invece mi serve una cosa analoga, ma l'esponente è dispari, allora sì, posso cambiare il segno, ma devo mettere un altro segno meno all'esterno. Se cambio segno dentro la base, devo cambiare il segno fuori della potenza. E qui c'era più, questo diventa meno 2 quindi alla terza. Questo meno sopravvive, devo metterlo da qualche parte. Posso tirarlo fuori dalla parentesi, perché l'esponente è dispari. O se era meno, cioè se era più e voglio cambiarlo in meno, diventa un meno, diventa anche fuori. E l'esponente è dispari. E il risultato della potenza è lo stesso segno di quello della parte. Okay. Scegliere. Prego. Ma in quella moltiplicazione con le potenze e si svolge prima la potenza della frazione o prima si moltiplica? Secondo te? La potenza. Se faccio prima la potenza, la proprietà delle potenze non mi servono a niente. A cosa servono le proprietà delle potenze? Sì. Servono a mantenere i numeri piccoli. Se prima svolgo la potenza e poi il prodotto, posso farlo, non è sbagliato, ma i numeri diventano enormi. È molto meglio mantenere il risultato scritto come potenza. Questo 2 quinti e meno 2 quinti a 5. E poi magari si semplificherà con un'altra. Fino a 5 alla quinta lo calcolo, un numero grande così. E non è immediatamente evidente se e con cosa posso semplificarlo. Quindi svolgere le potenze, se posso non farlo, è da non fare. Poi prima di vedere il meno, che può succedere? Che ci siano numeratore e denominatore che sono essi stessi delle frazioni. In questo caso la riga orizzontale principale è quella allineata con il resto delle espressioni, quindi prima la riga principale, poi il numeratore e denominatore con le relative frazioni e i segni allineati alle frazioni. Evitate spiacevoli mani così.
successivo, prima il numeratore, poi la frazione, grande, poi quello sotto, l'allineamento, mai più lo mantengo. E non capisco più cosa significa. Ok? Tutto chiaro? Quanto tempo ci rimane? Benissimo, tempo per fare esercizi. Fermo qua, venite alla lavagna. Anzi, uno lo faccio io, poi lo faccio. Se non ho tempo lo faccio. Proviamo per esempio. Meno 5 quarti, meno 4 quinti. Questa è la somma di due frazioni negative. Niente paura. Quindi comune multiplo tra 4 e 5? 20. 20. 20 diviso 4? 5. Per meno 5? 4. Meno 25. Non posso dimenticare questo meno. 20 diviso 5? 4. 4 per meno 4? Meno 16. Ripeto. Copio il numeratore che è meno 5 per 20 diviso 4 che fa 5. Copio il numeratore che è meno 4 per 20 diviso 5 che fa 4. Meno 25, meno 16. Più 9. Questi sono parenti stretti, hanno lo stesso segno, perché vuoi fare litigare, poveri? Meno 41, meno 16. No, signori.